saranno un po' le tue impressioni sul livello del girone e della tua squadra? Ma il livello del girone rispetto all'anno scorso, abbiamo messo il paragone l'anno scorso, sembra più competitivo e chiaramente più difficile per la presenza di due o tre squadre lombarde che l'anno scorso non c'erano e che alzano moltissimo il livello, come Urania Milano che ha fatto una squadra da primissimi posti, Pavia, una società di grandissima tradizione che è in crescita e vuole ritornare in A2 come è stato sempre il suo passato. Sicuramente due squadre che l'anno scorso non c'erano che alzano il livello. Varese è una squadra senz'altro più competitiva dell'anno scorso, con l'innesto recentissimo anche di Mercante che la fa diventare una squadra da primi posti. Quindi molto duro, considerando che le toscane hanno sempre lo stesso impatto di aggressività, di capacità di mettere in campo tutto l'entusiasmo e l'atletismo classico del girone delle squadre toscane. Quindi girone molto duro, noi vogliamo essere chiaramente competitivi, vogliamo centrare playoff, far crescere questa squadra per prendersi più soddisfazioni possibile, ma veramente con i piedi per terra, perché le contendenti ai playoff sono veramente tante, molto più di 8. Ecco, dopo la conferenza stampa si parla molto di una Fiorentina a progetto pluriennale e una Fiorentina anche che cercherà di radicarsi sul territorio, quindi ecco, te in primis la tua squadra sarete più possibile attenti a legarsi a società e a presenziare ecco, eventi del territorio e quindi fiorentini? Sì, oltre agli obiettivi diciamo, di campo, obiettivi tecnici, credo che dobbiamo porci anche un obiettivo di far crescere sempre più l'interesse e l'entusiasmo intorno al nostro progetto su Firenze. Portare in soldoni più gente alle partite, più gente a fare il tifo, in modo di avere un fattore campo determinante che sinceramente l'anno scorso non abbiamo avuto, se non in sporadiche occasioni. Questo è una cosa che si riflette anche molto sulla parte tecnica, perché si sa benissimo che a volte alcune partite le riesci a vincere proprio con l'energia e l'entusiasmo che ti danno i tuoi tifosi. Per far questo bisogna essere disponibili, pronti e anche creativi creare veramente sinergie, nel creare simpatia, nel creare dei canali di comunicazione con tutti gli appassionati del basket fiorentino, sia sportivi che semplici appassionati sportivi, che veramente giocatori, società, addetti ai lavori.